Cioè, vabbè, solo oggi succede questa cosa qua. Ciao, buongiorno a tutti. Riprendiamo con la diretta. Purtroppo è saltata. Scusatemi, è saltato tutto. Guarda, oggi è una giornata veramente incredibile. Ma pensavo che non si andasse in diretta oggi. L'avevo già. Vediamo se. Scrivetemi pure se vedete la diretta. Ciao, ripartito. Ciao Marco. Purtroppo c'è stato questo problema. Adesso ripartiamo con la diretta. Aspettiamo un altro minuto. Ciao a tutti. Paolo, Paolo. Si vede, dai, per fortuna. Vediamo se riesco a vedere anche il mio schermo dall'altra parte. Share screen. Un attimo, è ripartito la diretta. Ok, ciao a tutti. Eh sì, è il bello della diretta proprio oggi, veramente. Guardate, ho pensato che capitasse qualcosa tutta la giornata perché veramente, cioè, me ne sono successe troppe oggi. Troppe cose. Ho detto, guarda, oggi stasera non vado neanche in diretta. È fatalità, è successo qualcosa in diretta. Va bene, andiamo velocemente. Ok, si vede. Ok, scusatemi, cioè, non so cosa sia successo. È saltata la diretta, non ho idea. Purtroppo oggi è successo tutta questa confusione. Va bene, andiamo sul titolo a Nicola velocemente. Ho un problema di analisi tecnica, analisi fondamentale. Quindi abbiamo fatto l'analisi tecnica price action lunedì. Ciao Roberto, scusatemi, portate pazienza. Purtroppo oggi è successo così. No, no, c'era la linea, mi è andata via. Ho messo anche il cavo, ho due fibre ottiche qui, mi è saltata quella della team, e quindi cioè, è saltato tutto. Va bene, dai, portate pazienza, scusatemi. Allora, andiamo col discorso di Nicola. Vi ho già parlato mercoledì, ho fatto una diretta veloce, vi ho detto cosa è successo su Nicola, che è un titolo che non ha tanti fondamentali. E quindi bisogna prestare molta molta attenzione. Ricordo che ha mandato anche il fratello a studiare a Miami, diceva che studiava a Miami, e in realtà il fratello faceva Bialetti, fece piastrellista, dopo l'ha preso come suo amministratore delegato lì in società per dare via tecnologia. In realtà faceva Bialetti, era mese piastrellista anche lui. C'è anche un altro piastrellista qui in Italia che prima faceva il piastrellista, dopo si è messo a coltivare marijuana dietro casa con le serre, pagavano un sacco di soldi e si domandavano, quelli sono andati a trovare, ma com'è tutte queste spese di elettricità? Quindi buttiamola un po' in ridere, dai. E dopo sono accorti che coltivava marijuana, l'hanno condannato, dopo alla fine, dopo gli ultimi 7-8 anni, si è messo a fare anche il trader, quindi vende corsi, parla anche lui di volumi, tutto quanto, quindi capite benissimo la credibilità che possono avere certe persone, però ci sono anche in Italia, non è che sia un fatto solo in America, abbiamo anche qui qualche fofauro che aveva queste cose, quindi mi sono un po' arrabbiato adesso perché cioè, non è possibile che mi sia saltata la linea oggi, cioè, ho fatto fatica anche di dire la verità, guadagnare oggi, vi ho fatto vedere i primi guadagni, è stato difficile perché cioè, mezza giornata l'ho persa, l'altra mezza giornata avevo la linea, mi saltava, avevo il ping molto alto, la linea che andava giù. E sì, che ho due fibre ottiche, una è saltata completamente, non so cosa sia successo. Comunque, le verdure, ha detto Armani, le verdure fanno bene. E sì, questo ha fatto bene le verdure. Dopo ha visto che non poteva guadagnare neanche con la marijuana, facendo il piastrellista non guadagnava, guadagnava poco, voleva guadagnare di più, e si è messo a vendere la marijuana. E dopo, alla fine, sto facendo trader, quindi anche lui fa il fufauro come fanno tantissimi altri. Dice delle cose, il mercato va giù, va giù, va giù, continuamente short, alla fine il mercato va continuamente su, però insomma ha un canale che ha tanta gente che lo segue, evidentemente ha credibilità, evidentemente hanno più credibilità magari delle persone che magari fanno delle cose un pochino scorrette, queste cose qui. Va bene, andiamo direttamente col discorso di Nicola. Quindi Nicola, avevamo detto venerdì che mi sembra Ermanno è stato quello, non so se è stato Ermanno un altro ragazzo che l'aveva anche presa Nicola, quindi aveva presa a ridosso di questo doppio minimo, che aveva fatto una Marsigliese, quindi a ridosso di 15 euro l'aveva presa e abbiamo visto che era impostata bene, perché graficamente impostata bene, è arrivata sopra i 18 dollari, è arrivata a 18,80 quasi, quindi avete visto che ha preso più del 20%, però un titolo con pochi fondamentali. Vediamo
magari qualcuno la perde, dopo dice: guarda, ho perso il titolo, era meglio che fossi entrato, anche se aveva pochi fondamentali. È chiaro, dobbiamo mettere dei soldi che siamo anche disposti a perdere, perché sono titoli che potrebbero fare la fine di Beyond. Abbiamo visto la fine che ha fatto Beyond dopo con in borsa. L'altro titolo che abbiamo visto dopo la scorsa settimana, che era, mi sembra, Bayern, eccolo qui, Bayern, abbiamo visto che Bayern, abbiamo detto che se il titolo supera, ad esempio qui non me lo dà bene, però c'era un livello di su queste barre qui sono un attimino sballate, queste barre qui, vedete questo rosso qui, però c'era un gap aperto che poteva andare a ricoprire. Aveva fatto vedere la scorsa settimana che è arrivato 3-4 volte su un livello importante che era i 50 euro, quindi da qui dopo l'ha rotto e abbiamo visto che il target suo era la copertura del gap, quindi fino a 53,06. Quindi le due analisi le abbiamo fatte a livello grafico, quindi una conferma di una rottura, quindi analisi daily, quindi sulla price action, quindi analisi tecnica sui titoli per vedere un attimo cosa potevano fare. Abbiamo visto che questi titoli sono andati bene, quindi una cosa è impostare la propria operatività solo a livello di analisi tecnica, una cosa è impostare la propria operatività analisi fondamentale. Quindi se noi impostiamo questi due tipi di operatività, io direi che la cosa migliore sarebbe quella di intrecciare queste due analisi, quindi analisi grafica e analisi fondamentale sui titoli. Tanti ma riguardano solo uno delle due. Io mi ricordo che nel 2000, quando davano team che quotava sui 12-13 euro, una cosa del genere, davano 20-25, dopo alla fine abbiamo visto che il titolo è venuto giù, quindi i fondamentali davano dei fondamentali alti sul titolo, abbiamo visto i fondamentali che sono andati giù. Tiscali abbiamo visto che davano dei fondamentali da 1000 a 1500, in realtà abbiamo visto che Tiscali è crollata giù, è arrivata a 1200, dopo da lì è crollata giù, quindi si sono persi veramente parecchi soldi chi l'ha acquistata, guardando solo magari i fondamentali non è che ce n'erano tantissimi, però dobbiamo cercare, quando facciamo trading, di impostare l'operatività sì sui fondamentali, però anche per andare overnight, quindi io tengo il titolo perché vado a vedere che tipo di fondamentali ha il titolo, quali sono i fondamentali che potrebbe avere un titolo, i fondamentali di un titolo potrebbero essere diversi, tra cui se l'investimento è il suo, stimando il fair value del titolo, ossia il valore intrinseco corretto del prezzo, del prezzo delle azioni di questo titolo. È chiaro che noi quando investiamo su un titolo diventiamo anche investitori su questo titolo e abbiamo una parte, una quota della società di questo titolo. Quindi diventiamo azionisti di questa società qui. Quindi per diventare azionisti è chiaro che se la società dopo fallisce, i nostri soldi non li abbiamo più, non è che ritroviamo dopo i nostri soldi su questo titolo qui. Quindi fallisce la società e noi non abbiamo perso tutti i soldi su quel titolo. I soldi che abbiamo investito su quel titolo, non è che dopo ci vengono a prendere altri soldi a noi perché il titolo è fallito. Perdiamo i soldi che abbiamo investito sul titolo. Quindi ho investito 5.000 euro sul titolo, il titolo fallisce, perdo 5.000 euro, quindi non perdo di più del mio valore, perché qualcuno mi ha scritto che mi ha detto che se il titolo fallisse io perdo di più del mio capitale. No, tu perdi il tuo capitale che hai investito. È chiaro che se ho investito 5.000 euro e sono andato con leva 10 sul titolo, praticamente sono andato overnight con 50.000 euro sul titolo. Quindi se il titolo fallisse perdo 50.000 euro e non solo i 5.000 euro che avevo investito, perché ho sfruttato la leva finanziaria che mi ha dato il broker per fare quel tipo di operazione. Quindi, quando io faccio le operazioni, vado a valutare parecchie cose sul titolo, se le devo tenere per andare overnight. È chiaro che se invece le prendo e faccio solo trading intraday, del titolo non me ne frega niente, non faccio nessuna analisi, faccio solo un'analisi tecnica sul titolo, analisi grafica, e faccio l'operazione in base all'analisi grafica sul titolo. Qualcuno purtroppo nelle ultime, vedo tantissimi su internet e qualcuno anche dei trader americano che parlano anche di che l'analisi tecnica ormai non vale più nulla perché si perdono soldi. In realtà l'analisi tecnica fatta in una determinata maniera vale la pena di farla, perché si capisce bene magari determinate dinamiche, come cercare di entrare, ma come cercare di inserire lo stop loss. Quindi con il tempo si è potuto capire che determinate configurazioni grafiche sono ripetibili nel tempo, quindi è possibile categorizzare configurazioni grafiche che si ripetono sempre
e comunque nel tempo. Quindi è un pochino diverso il discorso di investire, come dice giustamente Ermanno, di investire sulle azioni che non abbiamo problemi. Invece vendere, essere venditori di opzioni, il rischio di perdere veramente molti, molti soldi e avere un rischio magari illimitato. Quindi noi durante le dirette cerco di mettere in guardia le persone di fare degli investimenti oculati e quindi entrare sia a livello tecnico sia a livello fondamentale sui titoli. A livello fondamentale dobbiamo capire parecchie cose a livello fondamentale sui titoli. Quindi se la valutazione sul fair value dell'azione è sottovalutata rispetto al valore del mercato oppure se è sovravalutata rispetto al valore del mercato. Questo indica che su un'azione dobbiamo fare parecchie ricerche e casomai nelle prossime live vi farò capire un attimino quali sono tutte le ricerche che dobbiamo fare. È chiaro che lo farò a livello sintetico, non in maniera pesante, perché cioè, questo lo vado a valutare anche durante i corsi, insegno bene, c'è un corso apposito che lo facciamo per chi deve investire delle grosse quantità di denaro, quindi è chiaro che è un corso che dura più di 4 mesi, e 2 volte alla settimana, che è fatto sia dal tutor che da me, e vanno a vedere come investire i propri soldi. Però a livello fondamentale vi spiegherò parecchie cose, come investire sui titoli guardando i fondamentali. Ora, io faccio un investimento guardando i fondamentali del titolo, dopodiché vado a vedere a livello grafico se il titolo mi sta facendo vedere qualcosina, quindi vado a interfacciare queste due cose qua, quindi vado a metterle insieme, quindi mettere insieme sia l'analisi tecnica con l'analisi fondamentale. Quindi sull'analisi tecnica, la price action, andiamo a vedere anche se dei minimi ha ritracciato, ha pullbackato su un supporto importante, si è rotto un supporto ma l'ha recuperato, quindi su tutti questi falsi break che potrebbe fare il titolo a livello daily o a livello settimanale, vado a contestualizzarli per dopo fare la mia operazione. Quindi io faccio prima un'analisi settimanale e daily sul titolo, dopodiché dico ok, questo titolo è buono perché ha un buon grafico daily, un buon grafico settimanale, quindi vado a comprarlo per vedere se dopo il titolo va su. Allora, la seconda analisi è a livello fondamentale, è chiaro, dico ok, questa qui è una società sana, nel corso degli anni ha distribuito dividendi costanti tutti gli anni, non è detto che dopo distribuendo i dividendi sia sinonimo di del titolo che sia sano, distribuendo i dividendi, però per tanti anni vuol dire che bene o male questo titolo dovrebbe essere un titolo sano, quindi solitamente io mi posiziono su una 15-20 titoli che ho visto che nel corso degli anni, adesso abbiamo visto che hanno tolto anche dei dividendi a parecchi titoli, ma no, vado a vedere se nel corso degli anni questi titoli sono stati stabili, hanno avuto dei multipli importanti, dov'è la loro collocazione geografica, se è ristretta solo su un paese o se è più paesi, qual è il suo cash flow, se guadagna, se i suoi guadagni sono superiori alle sue spese. È chiaro, come una famiglia, se io spendo 10.000 euro e ne incasso 8.000 al mese, è chiaro che non vado a investire su quella società. Se invece, facendola in parole spicciole, e quindi se io guadagno 10.000 euro e ne investo 3.000, è chiaro che io ho un guadagno di 7.000 euro che mi rimangono. In portafoglio vado a vedere se faccio nuovi investimenti per far crescere la mia società. Dopo, importante anche la società, ma andremo a contestualizzare questa cosa più avanti, nella prossima diretta, dopo se avete qualche argomento cercherò di accontentarvi. È chiaro che dopo la società bisogna vedere quante persone è formata la società e chi sono le persone all'interno di questa società. Per cui se io so che ci sono delle persone che durante gli anni hanno partecipato a altre... avevano occupato dei posti importanti su altre società e queste società andavano bene, oppure sono venuti via da società importanti e stanno gestendo altre società come amministratori delegati di queste società, oppure sono proprio direttori generali, insomma, queste società e hanno avuto dei precedenti interessanti, è chiaro che potrebbe essere interessante andare su questi titoli qua. A proposito, anche Jack Ma non si sa più che fine abbia fatto, speriamo bene. Perché non abbiamo più notizie di Jack Ma, speriamo che si faccia vivo prima possibile, quindi speriamo di vederlo prima possibile, che faccia qualche intervista. L'ultima intervista che ha fatto, un pochino, come ho detto la scorsa settimana, ha preso della posizione contro il governo cinese, doveva anche collocare la nuova società, la fintech di
di Alibaba e abbiamo visto che non ha più quotato. Per cui fare analisi tecnica, quindi entreremo nello specifico la prossima settimana, per questo a livello generale, quindi attenzione perché adesso abbiamo dei livelli che il mercato è andato su tanto, quindi se io vado a comprare di titoli sul mercato così alto, è chiaro, potrebbe essere che anche ha dei fondamentali buoni, però è facile che sia proprio tirato il mercato, quindi aspetto un piccolo ritracciamento, sul ritracciamento vado a vedere se il mercato si stabilizza su dei punti importanti e su questi punti importanti vado a prenderlo perché ha dei fondamentali buoni. Quindi spero che brevemente abbiate capito un attimo come funziona il discorso, ma andremo nel dettaglio più specifico, parleremo proprio di come cercare di andare a valutare bene i fondamentali di determinati titoli in modo tale da capire come comprarlo sul livello tecnico importante. Andiamo a vedere anche a livello tecnico come cercare di porre in essere qualche operazione. Vi faccio capire perché magari era interessante, a mio avviso, Mari Nicola, ho detto interessante perché aveva ritracciato bene, avevo visto che si era un attimo compressi i volumi, quindi avevo visto che c'era sul ritracciamento, non aveva più queste forti accelerazioni, sembrava si stesse stabilizzando, quindi non c'era volatilità, che è un fattore che io controllo sempre sul mercato, quindi sulla sì, hermano, non fammi ridere, non mi distrae. Quindi sulla stabilizzazione dei prezzi, sulla stabilizzazione dei prezzi e su un appoggio su dei prezzi che aveva fatto, come avevo parlato anche di Ristori, queste fasi dove è partito l'impulso, vado a vedere se il mercato potrebbe riaccelerare su. Quindi sugli indici è una cosa, sulle azioni è chiaro che devo cercare di valutare anche i fondamentali di determinate azioni. Spero si sia un attimo capito questo concetto qui tra analisi tecnica e analisi fondamentale. Io cerco di che tutte e due vadano insieme in modo tale che non ci sia distonia tra una analisi tecnica e analisi fondamentale, in modo tale da convergere la mia operatività sia a livello tecnico sia a livello fondamentale. Vediamo un attimo se c'è qualche domanda. Se avete qualche domanda fatela adesso perché magari mi sono perso un po' tutto. Allora mi dice allora Piero Lucarelli, come fare a conoscere il valore del titolo e così capire il valore del fondamentale? Questo ne parleremo la prossima volta, abbiamo accennato adesso questo discorso di fondamentale, quindi prestate attenzione alle prossime dirette che vi parlerò di questa cosa. Purtroppo stasera siamo andati un attimino per le lunghe, abbiamo fatto due dirette, è saltata la prima diretta e quindi vedremo se riusciamo a tenere le due dirette insieme dopo. Paolo, non hai mai pensato di andare a vivere all'estero come la vicina Svizzera per risparmiare sulla tassazione? Allora, sì, Stefano, ho risparmiato sulla tassazione perché sono andato a vivere all'estero qualche anno e quindi ho risparmiato sulla tassazione. Poi, avendo qui mia madre e tutti i miei effetti, dopo sono tornato qui perché alla fine mi sono preso un sacco di parole da mia madre che viveva all'estero, quindi sono tornato, quindi sono 3-4 anni che sono ritornato in Italia, quindi dal 2017 sono tornato qui, e fine 2016, inizio 2017 sono tornato qui, però prima ho vissuto per quasi 4 anni a Malta e poi sono andato qui per queste cose qui. Allora, vediamo Ermano, mi dice che fondamentali ha Tesla? Utili per i prossimi 20 anni, ecco, casomai andiamo a valutare anche Tesla per le prossime volte, quindi andiamo a vedere price selling li guardo, sì esatto, li andiamo a guardare, ne parleremo la prossima diretta, quindi lunedì vi farò uno schemino in modo tale da vedere 2-3 cose anche per quanto riguarda i price earning, per quanto riguarda il discorso di Tesla, cosa ne penso di Bitcoin. Allora, per quanto riguarda le criptovalute, sì, ho qualcosina io su Ethereum. L'avevo presa proprio poco prima di Natale, addirittura mi sono fatto passare di soldi a mio amico, mi ha dato qualcosina su Ethereum e ci credo un pochino di più su Ethereum rispetto ai Bitcoin, però diciamo che hanno corso tanto e c'è, cioè anche qui dopo è chiaro, uno fa una scommessa, potrebbe andare bene, è chiaro, non vado a investire grossa liquidità su sulle criptovalute, qualcosina vado a mettere, è chiaro che il treno l'abbiamo perso, dopo andare a inseguire, io solitamente non sono uno che insegue il titolo, aspetto che arrivi su determinati livelli, abbiamo visto che sopra i 20.000 abbiamo visto che i Bitcoin hanno preso il volo e sono andati oltre i 40.000, insomma, e era chiaro che
quei livelli lì si è battuto due o tre volte, alla fine l'ha rotto e è andato su pesantemente. Sono entrate anche parecchi istituzionali e quindi sono posizionati su queste criptovalute. E quindi interessante il discorso. Dovrebbe essere il futuro, vedremo un attimo cosa succederà. Abbiamo visto anche che vediamo un attimo, Marco Landini, credo che sia buona cosa scegliere i titoli con buoni fondamentali e usare le tecniche per il trading, timing d'ingresso. Sì, esatto, Marco. Quindi andiamo a fare una sessione, parliamo di analisi fondamentale, solo analisi fondamentale. Abbiamo parlato tutte e due oggi brevemente, tanto per farvi capire il concetto e di seguire le dirette, come cercare di, come valuto io magari i fondamentali di qualche azienda, quindi vi farò capire i titoli che io solitamente mi posiziono e perché li valuto in quella maniera lì. Andiamo a vedere dopo se su questi titoli sono delle notizie che potranno fare degli aumenti di capitale. E solitamente io sugli aumenti di capitale rimango un attimino fuori, aspetto che finisca l'aumento di capitale, o anche durante l'aumento di capitale cerco di entrare o sul titolo o sui diritti, ma sono due operatività completamente diverse, e dopo cerco di tenerlo per prendere un movimento importante. È chiaro che qui, quando facciamo investimenti su analisi fondamentale, non è che lo prendo intraday, non ha senso prendere un titolo, fare trading intraday per l'analisi, lo prendo, faccio anche trading sui titoli che hanno i buoni fondamentali, però faccio trading, faccio scalping e chiudo la sessione così. Ma non ha senso guardare l'analisi fondamentale se stiamo facendo trading intraday. La vado a valutare se questo titolo devo tenerlo in portafoglio. È chiaro che io mi prendo in casa qualcuno che abbia dei fondamentali, mi faccio amico di qualcuno, porto in casa mia, perché il mio amico lo conosco, quindi non è che dopo viene in casa mi distrugge la casa o mi ruba qualcosa. Quindi sto un attimino attento, faccio un po' di stock picking anche sui miei amici, per portare in casa chi magari mi fido. Quindi dobbiamo cercare analisi fondamentali, ci dobbiamo fidare di determinati titoli. Dopo anche qui vi dirò un attimino delle cose la prossima volta, come cercare magari di fare un po' di stock picking sui titoli, come cercare di valutare meglio. Magari se uno non è bravo sui fondamentali, chiaro, dico ok, fa questo tipo di operatività a livello didattico su altri strumenti finanziari, in modo tale che devi prendere un paniere intero, quindi vai a ridurre un attimino il rischio, che magari prendi tre titoli, ma due titoli su tre vanno male e quindi rischi di perdere soldi. Quindi cerchiamo di fare un'analisi corretta, andare a prendere degli strumenti finanziari in modo tale da essere leggermente più tranquilli, abbassando il rischio non possiamo toglierlo, cercare di abbassare il rischio per cercare di prendere dei movimenti importanti. Allora Pablo mi dice, selezionando dei titoli per questo 2021, quanto valore si dovrà dare ai dati di bilancio che per molte aziende, le quali hanno sofferto particolarmente nello scorso anno, ma che potenzialmente potrebbero sfruttare nel loro ciclo? È chiaro che qui bisogna prestare attenzione, i titoli che potrebbero, ad esempio, abbiamo visto anche Autogrill la scorsa settimana. Autogrill è un titolo che, bene o male, non è ancora partito tutto il discorso. Dopo lo vediamo, quando c'è un attimo di momentum, c'è un po' di rumore importante sui titoli, è chiaro che potrebbe ripartire, magari fra 2 mesi, 3 mesi, vediamo che ritorna tutta la normalità. È chiaro che Autogrill potrebbe prendere dei movimenti importanti. Quindi parleremo di queste cose qui, quindi bisogna dare importanza ai titoli. Sì, potrebbero partire nel 2021, ma ancora siamo in un attimo di crisi, vediamo che siamo ancora zone rosse, zone arancione, quindi non si è ancora smosso questa situazione, non si è ancora calmata questa situazione, non siamo ancora in situazione normale. Quindi prima vedremo un attimino di luce in fondo al tunnel, è chiaro che diciamo ok, siamo quasi vicino fuori dal tunnel, allora andiamo a investire su quei titoli che potrebbero avere un potenziale, e quindi quei titoli potrebbero dopo prendere dei movimenti importanti che al momento stanno soffrendo. Quindi è inutile andare a prendere un titolo che sta soffrendo, lasciamolo lì un attimo e dopo casomai vediamo quando sta avendo un attimo di momentum favorevole per entrare sul titolo. Sono entrato a suo tempo in ottica, in intesa in ottica dividendo, tuttora in sospeso. In generale può essere un investimento da medio-lungo periodo il dividendo? Sì, potrebbe essere. È chiaro che io intesa avevo detto sempre da 1,80 in giù che valeva la pena di comprare. Abbiamo visto che intesa è sopra 1,90, 1,94. Quindi dopo chi la prende 2,20, 2,30, 2,40 sbaglia, perché la sta comprando su nuovi massimi, anche se dava un bel dividendo, che a 2 euro dava il dividendo 10%, io al suo per 2 euro non l'ho mai comprata, quindi l'ho aspettata a ridosso di 1,80, casomai valuteremo questo discorso qui. Quindi a lungo periodo è chiaro che vado a investire su dei titoli,
Quindi vi dirò anche magari fare un piccolo piano di accumulo su qualche titolo, quindi lo diremo le prossime volte. Ma quello che si dice sui Bitcoin che arriveranno a fine 186.000 può essere vero? Non lo so, Michele, purtroppo non sono mago, e quindi non so dirti. Potrebbe essere anche 200.000, non lo so, potrebbe essere che arrivino anche a che prenda quel valore lì. Allora, se avete qualche domanda, anche per la prossima volta che volete vedere qualcosa di particolare, così già mi preparo, quindi la prossima volta troveremo la diretta. A tuo avviso, marzo 2021 si rivedrà marzo 2020? Luca, spero di no. Spero di no che marzo 2021 non si riveda quello che si è visto marzo 2020, anzi, cioè, spero di no per tutti quelli che hanno titoli in portafoglio, spero di sì per la mia operatività, e quindi spero che il mercato crolli bene in modo tale da entrare pesantemente ancora sui titoli e vedere di posizionarmi bene. A 1,25 per quanto riguarda l'euro-dollaro, ecco, i fondamentali che parleremo noi, parliamo sui fondamentali sulle aziende. È chiaro che delle valute, cioè bisogna prestare un attimino di attenzione, mi posiziono su valute magari forti, posso dire ok, investo sul dollaro, ma sul dollaro a questo momento qui starei un attimino attento. Quindi, però sull'euro, vedere un attimo, la situazione più importante è a ridosso di 1,19, 1,1950, è il livello più importante dell'euro-dollaro come possibile ritracciamento. Abbiamo visto che è ritracciato bene nelle ultime tre sedute, aveva preso veramente un livello importante. A livello volumetrico, chi ha studiato l'analisi volumetrica ha visto che è arrivato appena sopra 1,23, che era il livello veramente un livello di resistenza importante dove le ultime tre sedute sta ritracciando. Quindi abbiamo visto che è arrivato sulla resistenza importante e da lì ha ritracciato un attimino 1,2340, 1,2350, ha iniziato a ritracciare e potrebbe arrivare a 1,24, 1,25. È il livello interessante, dopo abbiamo 1,33, 1,34 come livello di. Il livello di resistenza più importante l'abbiamo ridosso di quel valore lì. Dopo, sopra quel livello lì, abbiamo gli altri livelli che sono collocati a 1,38, 1,40. Ora, da lì comincerò a comprare dollari in maniera pesante, comincerò a comprare dollari in maniera pesante. Allora, la prossima volta, indicazioni sull'analisi tecnica fondamentale su Moncler per capire l'andamento degli ultimi mesi. Ok, faremo allora, prenderò solo Moncler, ad esempio, quindi farò un'analisi fondamentale su Moncler, vi parlerò un attimino di Moncler, quindi, però Moncler se me la scrivo Moncler la prossima settimana in modo tale che non mi dimentico di parlare di Moncler, e casomai vi parlerò un attimino di fondamentali anche di un altro titolo, vediamo se avete qualche altro titolo, vi farò un'analisi su un altro titolo, vediamo chi arriva per primo. Allora, ciao Paolo, per la prossima volta come si fa lo stock picking e il timing di entrata? Grazie mille. Ok, va bene, Fabrizio, la prossima volta parleremo di questa cosa qui. Allora, Katie, vedi Katie è arrivata per prima, vedi le donne solitamente sono più attente di noi uomini, quindi subito preparava Katie, quindi parleremo anche di STM. Allora, vedi anche Riccardo, Katie. Riccardo ha copiato. Allora, parleremo di STM e di Moncler. Allora, non ho capito che compri dollaro perché dopo 1,23 di euro dollaro c'è 1,38. Ho detto 1,23, 1,25, sopra 1,25 abbiamo 1,33, 1,34. Casomai ve lo mostrerò a livello grafico, però qui siamo su base annuale e andiamo a vedere sul settimanale, base annuale, quali potrebbero essere i livelli dove potrebbe arrivare magari l'euro dollaro. Quindi parleremo anche dell'euro dollaro. Euro dollaro, vediamo, perché quelli che seguono sul profilo canale Telegram gratuito sempre di Top Borsa. Sì, potete entrare solo con il link di invito, adesso non so se l'amministratore riesce a postarlo qui durante la diretta. Potete entrare e lì c'era un'analisi che ha fatto Rodolfo di Volumetrica Trading, ha fatto veramente una bella analisi sull'euro-dollaro che condivido, se non l'avessi condivisa. È chiaro che non l'avrei postata, quindi condivido esattamente tutto quello che ha detto Rodolfo con la sua piattaforma Volsys, e quindi ha fatto una bella analisi su euro-dollaro, e quindi l'ho postata. Ecco qui, l'amministratore vi ha messo il canale Telegram che potete accedere. Allora, costo del ticket azionario, ne parleremo anche di questo, l'abbiamo fatto una diretta,
sul tick azionario come calcolarlo. E casomai ve lo dirò una diretta, vi farò proprio come calcolare il tick sull'azionario. Abbiamo chiuso questa diretta, mi dispiace che sia stato interrotta un attimo la diretta precedentemente, purtroppo oggi ne è capitato di tutti i colori, per fortuna siamo arrivati alla fine di questa diretta. Vi auguro un fine settimana a tutti. Puoi entrare su invito, Vincenzo, avevi visto che c'è l'invito lì, te l'ha postato l'amministratore, quindi Vincenzo puoi entrare con l'invito sul canale Telegram nostro, è gratuito, quindi potresti entrare direttamente con l'invito e quindi potresti ascoltare anche le analisi che facciamo. Tra poco partirà anche un canale Telegram anche per i francesi e anche per gli spagnoli, quindi avremo due canali Telegram, uno gestito direttamente da un trader italiano che parla benissimo il francese, facciamo già delle coaching in francese e quindi partirà anche questo canale Telegram in francese. Vi auguro a tutti una buona serata e una arrivederci a presto. Ciao Giancarlo, ciao Nicola, ciao Matteo, l'appuntamento è la prossima settimana. Ciao a tutti, grazie per aver partecipato, ciao a tutti.